Presidente, allora il consorzio di bonifica si sta dando veramente da fare. Oggi siamo stati a fare un sopralluogo sui cantieri nel Senese. Come le è sembrato lo stato dei lavori e quali saranno i prossimi impegni del consorzio di bonifica? Allora, i consorzi di bonifica toscani sono impegnati su tutto il territorio. Qui noi abbiamo visto opere finanziate dalla Regione Toscana e realizzate dai consorzi e dalla Regione Toscana. Credo la presenza del Presidente, così costante e continua, sia di stimolo per chi come noi svolge un lavoro che, come testimone del luogo dove siamo, è spesso lontano dagli occhi di tutti e non viene visto, ma è un lavoro molto prezioso. Quindi continua questo legame forte tra Consorzio Bonifica Toscani e la Regione Toscana, nella persona del suo Presidente e dell'Assessore. Questo sicuramente è una garanzia per i cittadini toscani che verrà svolto il miglior lavoro possibile. Quanto è importante questo tipo di lavori per garantire la sicurezza dei cittadini e anche la sicurezza del territorio? Ma la prevenzione viene fatta prima che accadano gli eventi e, come dimostra questa stagione, viene fatta anche in stagioni dove c'è secco, dove di acqua ce n'è poca. Se non lavoriamo adesso possiamo pentircene dopo, e visto la continuità di investimenti, la Regione Toscana sta andando ai consorzi, visto l'aumento dell'estensione del tributo di bonifica, credo che si stia scrivendo una pagina storica nella difesa idraulica di questa regione, che darà ancora frutti migliori i prossimi anni. L'ultima cosa, quali sono le zone della Toscana maggiormente interessate dai vostri interventi e quali invece quelli futuri, insomma? Allora, le zone più interessate agli interventi sono, come vediamo, la zona del Senese, del Pistoiese, del Pratese, la zona della Lunigiana Garfagnana per quanto riguarda le misure in montagna, anche la zona del Grossetano, tutte, perché tutta la Toscana è una terra fragile, per cui finalmente nasce una stagione nel quale le opere si realizzano in tempi certi e con risorse certe, e quindi credo che questo sia davvero una svolta storica.